Sì, Presidente, mi sono appuntata qualche dichiarazione del collega De Priamo perché c'è da rispondere effettivamente puntualmente un po' su tutto, quindi se rubo qualche secondo in più, per favore me lo conceda. Devo per forza anticipare che per questo impianto il collaudo, collega, parte nel 2008-2009. Abbiamo fatto una commissione qualche giorno fa, mi dispiace che non era presente perché ci hanno un po' relazionato su quello che era la storia dell'impianto. Tra il 2008 e il 2009 questo impianto viene convertito da un parcheggio, un rimessaggio di mezzi a TMB e già all'epoca c'erano delle abitazioni intorno. Quindi se parliamo di scelte irresponsabili e superficiali non sono da dare a questa amministrazione. Mi dispiace che dobbiamo tornare sempre sullo stesso argomento, però una responsabilità ve la dovrete pur prendere. Nel 2013 viene invece autorizzata dalla Regione Lazio la trasferenza, quindi i rifiuti sono costretti a restare sui piazzali e impediscono anche le chiusure a sacco, che potrebbero essere i responsabili maggiori della diffusione della situazione odorigena, che abbiamo certamente verificato e l'ha verificato anche l'assessore con numerosi sopralluoghi, ma c'è anche da dire che la normativa nazionale al momento ci impedisce di prendere provvedimenti seri, ci impedisce collegare l'impatto odorigeno a eventuali eventi patogeni, soprattutto cancerogeni, Presidente. Questo anche perché manca a livello sempre regionale, manca un provvedimento che il Movimento 5 Stelle chiede da molto tempo. Stiamo parlando del registro tumori. Con il registro tumori potremmo invece evidenziare una correlazione tra, evidenziare un nesso di causalità tra i dati evidenziati da eventuali indagini epidemiologiche e la situazione e l'impatto d'origine sul territorio. Inoltre, per concludere, ripeto una cosa che ormai da giorni, da mesi sentiamo ripetere all'infinito, il Movimento ha da sempre sostenuto l'esigenza di un piano rifiuti, ripetiamo un piano rifiuti che ormai manca da più di 6 anni e che esclude chiaramente per quello che è la volontà del Movimento 5 Stelle, non solo nuove discariche, nuovi impianti di biogas e di biometano, ma anche il superamento dei TMB. Cosa che evidentemente dal 2008 ad oggi, stiamo parlando di 10 anni, le scorse amministrazioni non hanno dimostrato. Quindi la mozione poi va puntualmente a chiedere dei provvedimenti che sono chiaramente di competenza regionale, non di questa amministrazione. Allora, le istanze delle associazioni, le verifiche epidemiologiche, ripeto, il nesso con le patologie rilevate nei territori limitrofi, sono attività che deve attivare il DEP con la Regione Lazio. Quello che noi abbiamo potuto fare è attivare un progetto con i nasometri, con una campionatura dell'area intorno all'impianto, una campionatura che ci permetterà di costruire uno storico delle evidenze eventualmente molecolari intorno all'impianto, ma non ci permette, ripeto, il quadro normativo di intervenire, manca il quadro normativo. Quindi, ripeto, l'impegno è chiaramente di competenza regionale e poiché mancano degli strumenti normativi che ci possano rendere applicabile questa mozione e siccome non ci piace prendere in giro i cittadini, l'abbiamo detto più volte quando ci troviamo a parlare di questo argomento, la mozione è da ritenere non ricevibile, non votiamo contrari a questa mozione per questi motivi appena espressi.